Bracci benvenuti e bentornati su TG Faro, l'unico format di Club Italia dove si parla di videogiochi. Oggi torneremo a parlare di Pokémon e dei discussi remake di Diamante e Perla, di Metroid ormai inarrestabile e di due demo che non dovete lasciarvi assolutamente sfuggire, ma non solo! Intanto, come da tradizione, vi ricordo che se volete supportare il mio lavoro con un piccolo gesto, potete mettere like, iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche e lasciare un commento con scritto "Io sto con Poro". E poi seguitemi sui social, su Instagram ci sono i meme, su Telegram ci sono le offerte poracce e su Ko-fi i caffè virtuali. Meglio di così. Poracci, domani esce Mario Golf Super Rush e oggi, grazie alle prime recensioni, possiamo farci un'idea più chiara sul titolo. Sapete che vi dico? Secondo me il gioco da prendere domani è un altro. Il parere generale su Super Rush è quello di un titolo interessante, che mette molto sul piatto del single player e offre anche una buona modalità multigiocatore, sia in locale che online, ma la realizzazione lascia un po' a desiderare, manca quel guizzo di creatività che rende unica una produzione Nintendo. Tutte le recensioni hanno messo in luce la piattezza dei vari percorsi ed alcune hanno evidenziato un comparto tecnico non proprio eccelso, che mette in luce delle manchevolezze non da produzione AAA. C'è anche un online che non offre nessun tipo di incentivo a giocare se non con gli amici. Io quindi mi sono fatto questa idea, a 15 euro di meno, sempre non un prezzo budget, eh. Però per me l'acquisto di questo giugno su Switch è il remake di Tony Hawk 1 e 2. Il feedback sul porting è estremamente positivo, si parla di una conversione che presenta tutti i contenuti delle console maggiori, non sono stati effettuati tagli, e inoltre, nonostante gli ovvi compromessi, l'engine di gioco è stato adattato alla grande e il titolo gira senza troppi intoppi. Magari fossero così tutti i porting. Se siete cresciuti durante l'era PlayStation 1, Nintendo 64 e Dreamcast, non c'è bisogno che vi ricordi quanto erano belli Tony Hawk. Se invece siete troppo giovani per aver vissuto l'era in cui i giochi sullo skateboard dominavano incontrastati, beh, fidatevi di Poro. Giocate assolutamente questo remake, uno degli sportivi arcade migliori degli ultimi anni. Prima di passare alle notizie del giorno, iniziamo subito a parlare di Pokémon, perché anche Pokémon Go è finito al centro delle critiche dell'utenza. Niantic ha infatti comunicato che tante delle modifiche fatte al titolo in realtà virtuale per permettere agli utenti di giocare nel periodo della pandemia saranno annullate e ripristinati i valori pre-Covid. Questo significa che la distanza necessaria per interagire con le palestre e i Pokéstop saranno diminuite, così come calerà l'efficacia dell'incenso per attirare i Pokémon nei pressi della propria abitazione. Un ritorno alla normalità che però non convince i fan, che hanno raccolto oltre 72.000 firme su change.org per chiedere a Niantic di tenere conto ancora del buonsenso e di evitare di incentivare gli allenatori a non rispettare il distanziamento sociale. Staremo a vedere se gli sviluppatori terranno conto del malcontento dell'utenza. E a proposito di feedback, al loro annuncio i remake di Diamante e Perla non sono stati accolti nel migliore dei modi. La realizzazione tecnica ha lasciato tutti quanti un po' interdetti, ma sembra che dietro le quinte qualcosa stia cambiando. È ormai da un po' che i rumor danno per imminente l'uscita di un nuovo trailer dedicato ai remake di Diamante e Perla, che faranno il loro debutto il prossimo novembre. È dalla presentazione di febbraio che i giochi non si sono più mostrati in video, ma ora ci sono degli importanti aggiornamenti. Sull'eShop giapponese la pagina prodotto dei due titoli è stata aggiornata con nuovi screenshot, presi con una versione aggiornata dell'engine di gioco. Cambiamento che si nota praticamente ad occhi chiusi. No? No, si tratta infatti di modifiche impercettibili, finezze che solo i fan o gli osservatori più attenti noteranno. Fortunatamente l'utente Twitter, Liutu, ha messo a confronto le versioni delle foto, rendendo molto più semplice l'individuazione dei cambiamenti. I nuovi screenshot, datati maggio 2021, presentano uno Shinx ora di sesso maschile, come denotano il ciuffo sulla testa e la zampa di colore nero, e il modello dell'allenatore molto più basso. In generale, sembra cambiato il sistema di illuminazione, la palette cromatica è decisamente più accesa. Nulla di radicale, ma se non altro questi cambiamenti indicano un'operazione di rifinitura che potrà durare ancora diversi mesi. È importante però non aspettarsi nulla di radicale e il mio pensiero è rimasto invariato rispetto a febbraio. Secondo me è proprio l'art style a non convincere appieno e non saranno di certo dei ritocchi all'engine di gioco a stravolgere completamente l'aspetto del titolo. Lo stile non è da bocciare a prescindere, prendendo come esempio Link's Awakening è chiaro come si possano ottenere risultati di livello anche con impostazioni grafiche del genere. Voi, poracci, che ne pensate? La vostra opinione su remake è cambiata nel corso dei mesi?
Continua il successo senza precedenti di Metroid Dread e datemi quella limited edition e nessuno si farà del male. Dicevamo, continua il successo di Dread, il cui reveal è bastato per riaccendere l'interesse dei fan nei confronti di una serie dormiente da anni. Non ci credete? Credeteci. L'hype intorno a Metroid è così alto in questi giorni che i fan Nintendo non ce la fanno proprio ad aspettare ottobre. Tanto che la voglia di riscoprire Metroid in 2D ha spinto gli utenti a recuperare due episodi storici, Metroid Fusion e Metroid Zero Mission, il remake del primo per NES, entrambi apparsi su Game Boy Advance. E come hanno fatto? Si sono rivolti al mercato dell'usato investendo centinaia di euro in retro gaming? Ma che? Hanno acceso la Wii U e hanno acquistato i due titoli dalla Virtual Console del GBA. Il risultato è che i due Metroid sono saliti in cima alla classifica dei software più scaricati e al quarto posto, indovinate un po', è comparsa la Prime Trilogy. Ok, sono felicissimo per il brand e veramente non mi sarei mai aspettato un riscatto del genere e spero con tutto il cuore che Dread diventi il simbolo della rinascita di Metroid, ma sono avvenimenti del genere che mi fanno pensare quanto Nintendo sia indietro con l'offerta su Switch. Vi immaginate il casino di vendite che ci sarebbero state oggi se all'annuncio di Dread i precedenti Metroid in 2D fossero stati già disponibili su Switch tramite una Virtual Console? O quanto sarebbe perfetto avere ora una Trilogy Collection come antipasto per Prime 4? E invece non solo Nintendo si è presa il rischio di annunciare il seguito di una serie sparita da decenni, ma in più gli utenti, per riscoprire il passato, devono riaccendere la Wii U, se questo vi sembra normale. E chiudiamo poracci con la segnalazione di due demo molto importanti in uscita proprio in questi giorni. Si tratta della open beta di PES e della demo di Nioh, di World Ends With You. Allora, perché è così importante la demo del nuovo PES? Perché l'edizione 2022 dovrebbe rappresentare un vero e proprio punto di rottura per la serie. Sarà abbandonato il vetusto Fox Engine in favore della Unreal Engine e Konami ha promesso una resa grafica straordinaria. Finalmente un gioco di calcio next gen? Difficile a dirsi da questa demo. Intanto è possibile scaricare l'open beta, rilasciata a sorpresa, che si intitola New Football Game Online Performance Test, un nome così generico da sembrare quasi una truffa. È scaricabile gratuitamente su piattaforme Sony e Microsoft e non richiede nessun tipo di abbonamento per essere giocata, nonostante sia una beta pensata per testare il matchmaking online. Fatemi sapere cosa ne pensate, anche se a quanto pare si tratta di una build in stato di alfa. Uscirà domani invece su PS4 e Switch la demo del JRPG Nioh di World Ends With You. L'arrivo è stato spoilerato sul finale del nuovo trailer dedicato al gioco e sono molto curioso di provare il seguito di un JRPG recentemente tornato al centro dell'attenzione, sia per l'arrivo su Switch del suo predecessore, sia per le connessioni con un'altra serie ben più popolare. Comunque la demo permetterà di giocare ai primi due giorni dell'avventura, accettare side quest e provare anche combattimenti. La cosa migliore è che, per fortuna, i progressi di gioco verranno salvati e potranno essere portati avanti una volta acquistato Nioh, in uscita il prossimo 27 luio. Voi lo proverete? E questo poracci era tutto per oggi. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo al video e come al solito vi aspetto qui sotto nei commenti e vi do appuntamento a domani per un nuovo video. Io sono il Poro Splendente, Michele Dread, ciao! Però ci benvenuti e bentornati su TG Parola, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi.